Per la seconda volta ci ha raggiunto Teio dopo una vittoria in casa col Cittadella, dopo un pareggio, un punto tutto sommato importante, no? Sì, giustamente è una partita difficile e penso che questo punto per cosa che stiamo facendo è molto importante. Sulla tre quarti questa volta però non c'era Farias, hai avuto prima Campora, poi in Prota. Un gol anche importante quello di Acampora, però forse troppi errori individuali quest'oggi. Sì, infatti gli spazi c'erano pochi, anche loro sono stati bravi a quello. Abbiamo sbagliato molto, soprattutto davanti, io per primis. Poi era una partita in cui dovevamo difendere, correre, fare fatica e penso che l'abbiamo fatto bene, perché quando si poteva giocare abbiamo giocato e quando dovevamo correre abbiamo corso. Studio. Ben trovato Andres, nel primo tempo hai detto bene, hai difeso più che attaccato, hai aiutato molto in fase difensiva Edo Masciangelo. Nella ripresa hai sfiorato anche il gol, ti è mancata la cattiveria giusta oppure l'hai visto all'ultimo? L'ho vista all'ultimo, il secondo tempo ho avuto due occasioni e l'ho vista all'ultimo quella lì e ho calciato male, infatti lo sapevo che mi rimaneva 1-2 in tutta la partita, ma l'ha sfruttato. Ciao Andres, solo per chiederti una curiosità, se eri ferito al calcio o meno, ho visto una tua storia su Instagram in cui c'è un messaggio sulla resilienza, era riferito dal punto di vista calcistico al momento oppure non c'entra nulla col calcio? Diciamo che su tutto, alla fine se parliamo di resilienza stiamo parlando su tutto, come nella vita, come nel calcio bisogna non mollare mai, diciamo che è un periodo personale in cui bisogna tenere forte, comunque penso che anche nel calcio bisogna sempre stare in piedi, non abbassare mai la testa, quindi penso che non sono uno di molte parole, ma penso che il calcio ti dà un'opportunità ogni 8 giorni e bisogna approfittarla, quindi bisogna stare sempre lì. Oggi stiamo qua, domani non si sa dove, quindi ogni giorno viene sfruttato al massimo. Simo, Sonia, ultima per te. Sì, allora prima Fabio Cannavaro ironizzava con Teio, no? E ha detto mi raccomando parla bene del mister. Io ti dico che il mister parla molto bene di te, ha grande fiducia in te, tra le doti che ti riconosce è proprio quella di trovarti sempre al momento giusto, nel posto giusto, sia sul piano difensivo che sul piano dell'attacco. Ti chiede però e pensa che tu possa segnare molto di più, per cui sarai in debito ora nella sfida col Perugia. Sì, infatti questa fiducia l'ho sentita dal primo minuto che è arrivato e personalmente penso che devo andare ancora molto di più, è stato un periodo infortunato, ancora che sto trovando il ritmo, ma penso che per rispondere bene all'allenatore devo ancora fare molto di più e anche avere più fiducia in quello che lui mi dice, perché se lui lo dice vuol dire che posso farlo, no?